narcisista, cioè ripiegati in una sorta di narcisismo, no? Tra scettici e non scettici, come se l'Europa poi non vivesse all'interno di un pianeta dove ha ovviamente delle problematiche abbastanza complesse, certo. E il Mediterraneo è Europa. Certo. L'ho scritto nella relazione, la mia relazione. Proprio... Perfetto. Allora, siccome vado giù, questa è la quarta missione che io faccio giù, appena torni cerchiamo, ci prendiamo un appuntamento. Io tra l'altro ti volevo dare, tu c'hai un po' di questo, tu hai chiesto delle immagini, io casualmente ti mando qualche immagine. Sì, se parlare... c'hai Vernetta? Sì, immagini di cosa? Basta che la mettiamo. No, delle immagini del resto del mondo, immagini mie. Bene. Che possiamo intercalarlo con l'intervista. Se c'è un po' di repertorio, sì, va bene. Sì. La mettiamo su una pennetta e poi lui fa montaggio. A fare fatto? Cominciamo? Sì. Allora, cominciamo. Beh, dimmi, allora, intanto dimmi il congresso esattamente come si chiama. Il congresso è il quinto congresso di AGC Solidarietà, Associazione Generale Cooperative Italiane, Cooperazione Sociale. L'AGC ha 1122 cooperative, circa 42.000 persone che ci lavorano, di cui 4.000 inclusi al lavoro, è una delle centrali della cooperazione, un settore che si occupa di immigrati, di infanzia, di disabilità, di anziani, di azioni educative, di asili nido, promuove cultura. Ci dobbiamo venire su questo, inclusione sul lavoro. Io voglio proporre di fare una serie di ho proposto anche l'altro giorno al ministero una serie di non chiamiamole neanche corsi, incontri di formazione, sì. Sulle grandi tematiche di cui uno poi si occupa concretamente, perché sì. Come me, se ogni tanto non avessi chiaro davanti cosa vuol dire essere malato, cosa vuol dire avere una condizione di sofferenza, cosa vuol dire avere anche queste paure, il rischio è che si perde il senso della mia attività, certo. Perché ovviamente è finalizzato su degli aspetti molto concreti. Certo. La stessa, chiedo scusa, questo è un collega. Pronto? Eccomi.